Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Quasi come uno spareggio promozione, siamo solo alla seconda giornata di ritorno, ma lo scontro diretto di domani tra Atletico Gallo e Castelfidardo potrebbe già fare la differenza. I biancoverdi ci arrivano in buone condizioni fisiche e mentali, lo si è visto domenica scorsa quando la squadra di Mister Lauro è riuscita a battere il Fossombrone giocando in 10 uomini per più di un'ora. Mancherà Bracconi squalificato dopo l'espulsione di domenica, ma i fidardensi potranno contare sull'arrivo dello spagnolo Paquito Morales, aggregatosi in settimana con il resto del gruppo. Un jolly di centrocampo che può giocare da trequartista o come regista davanti alla difesa. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma domani potrebbe entrare per uno spezzone importante del match. Mentre per sostituire l'under Bracconi nell'11 titolare è probabile l'impiego di Bandanera in difesa, con Sampaolesi avanzato sulla linea dei centrocampisti. L'Atletico Gallo recupera le assenze di domenica scorsa e schiererà probabilmente la formazione tipo, dove spiccano individualità importanti come quelle di Rizzato, Ridolfi, Muratori e Bartolini, quest'ultimo bomber della squadra con 9 reti messe a segno. Una formazione esperta e di categoria, forse capolista a sorpresa per alcuni, ma di sicuro con pieno merito vista la continuità di rendimento. Un primato costruito soprattutto con i risultati in trasferta, dove il Gallo ha conquistato 17 dei 29 punti in classifica, facendone la squadra col più alto rendimento fuori dalle mura amiche, anche se i pesaresi hanno leggermente rallentato il passo nelle ultime 3 partite con 2 pareggi e una sconfitta. 2 i punti di differenza tra le due formazioni. I biancoverdi proveranno a ribaltare il risultato dell'andata quando l'Atletico espugnò il Mancini di Castelfidardo per 1-0, dando un segnale importante al campionato. Si giocherà su un campo in erba sintetica, ideale per squadre tecniche e per le giocate palla a terra. Lo spettacolo non dovrebbe mancare. Arbitrerà l'incontro il signor Cristian Ubaldi della sezione di Fermo, fischio d'inizio alle ore 14:30. Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Mister, domani lo scontro tanto atteso, diretto contro l'Atletico Gallo. Che partita sarà e come ci arriva la sua squadra? La squadra ci arriva bene, ho detto, dopo la sosta, dopo una vittoria contro una squadra forte che abbiamo affrontato domenica, che aveva fatto una grossa vittoria. La squadra arriva in salute, con qualche acciaccato dell'ultima ora, però la squadra l'ho vista bene, siamo pronti, diciamo. Non ci sarà Bracconi squalificato, però in settimana è arrivato il nuovo acquisto Paquito Morales. Come cambierà il Castelfidardo? La squadra rimarrà grossomodo la stessa. Paco è fuori da tanto, ha giocato l'ultima partita mi sembra il 15 dicembre, è arrivato da qualche giorno, quindi non da valutare la sua condizione e più o meno i minuti che avrà nelle gambe. Vedremo se far cominciare dall'inizio oppure iniziare dalla panchina. Atletico Gallo, prima non a caso, una rosa importante negli 11, recupererà tra l'altro le assenze della precedente partita, un avversario che ha messo in difficoltà il Castelfidardo, è andato a vincere nella partita di andata. Sì, una squadra esperta, una squadra solida, una squadra che ha 12-13 giocatori per vincere il campionato, e una squadra, ho detto, molto solida, che comunque ha delle individualità importanti che possono risolvere la partita con una giocata, e quindi è una squadra che sta lì su da tanto e non per demerito, assolutamente, per pieni meriti, non per casualità. Quindi è una squadra difficile da affrontare, ma noi ci andremo a giocare la nostra partita. La capolista ha costruito il suo primato soprattutto con i risultati in trasferta, un po' meno bene in casa. Andrete là per giocarvela? Sì, andremo a giocarci, lì c'è un buon campo dove si può giocare, quindi andremo a farci la nostra partita a viso aperto e poi dopo che vinca il migliore. Grazie mister.
Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.